ascoltatori di OK Italia Parliamone, oggi abbiamo ospite con noi in trasmissione Pasquale Bacco, amministratore medico legale della Meliam S.p.A. Buongiorno Bacco. Buongiorno a tutti. Allora, è importantissimo incontrare Bacco in questa giornata importante per il nostro paese. Oggi è lunedì 4 maggio, in questa giornata si aprono, anzi si allentano e di molto le maglie del lockdown. Ma attenzione, a più riprese il primo a fare questo è stato anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha ben dichiarato ieri, ripetendolo anche stamattina, ai residenti in Veneto, che laddove dovessero aumentare i contagi sarà pronto immediatamente a fare retro front e quindi a restringere nuovamente le maglie della sicurezza, chiamiamola così, per evitare i contagi. Perché l'incontro oggi con il dottor Bacco, che ricordiamo medico legale? Perché Bacco, insieme a un'equipe composta da 13 persone tra medici legali e ricercatori, e sostiene con forza che addirittura dal mese di ottobre del 2019 il nostro paese è entrato in contatto con il Covid-19. Ma non solo, Bacco con i suoi ricercatori hanno messo in piedi un sistema, un test sierologico, d'altronde utilizzato anche precedentemente in Cina, che permette addirittura soltanto in pochi minuti, nell'arco di 10 minuti, soltanto con una goccia di sangue, di poter verificare se il soggetto sia o meno entrato in contatto con il virus. Di lì ovviamente la fase successiva sarebbe quella di procedere ad un tampone che permette di verificare se il soggetto sia o meno positivo al virus. In questo caso, poi ce lo spiegherà meglio Bacco, laddove dovesse risultare negativo anche al tampone, significa che il soggetto oramai è immune e non può più creare danni a se stesso o agli altri. Bacco, il virus quindi circola realmente da ottobre, ecco, in virtù di quali dati lei fa questa importante affermazione? Noi abbiamo fatto uno studio su 7.040 persone in tutta Italia, andata di tutte le regioni, e l'abbiamo iniziato a febbraio. Noi a febbraio, con un'enorme sorpresa, utilizzando questo kit che va ad individuare la presenza o meno di anticorpi nel sangue contro il virus, quindi in pratica ci dice se l'organismo è entrato in contatto con il virus, abbiamo trovato, a parte un indice di positività elevatissimo, che a Brescia sfiora il 50%, ma soprattutto abbiamo trovato la presenza di immunoglobuline definite memoria immune. Cioè, vi spiego, il nostro organismo, quando entra in contatto con un organismo patogeno, va a sviluppare inizialmente una serie di anticorpi, no? Che sono definite immunoglobuline, che ci danno anche l'idea che il contagio è avvenuto da poco. E poi sviluppa una memoria immunitaria, cioè delle immunoglobuline che rappresentano l'immunità per il soggetto, cioè impediscono che questo soggetto possa essere nuovamente infettato, ma che soprattutto ci dicono che il contagio è vecchio. Quindi noi abbiamo trovato l'89% di anticorpi vecchi nei soggetti che sono stati sottoposti a kit nel nord Italia. Quindi, facendoci un calcolo scientifico, non abbiamo inventato niente, siamo risaliti ad ottobre, se non addirittura negli ultimi 10 giorni di settembre. Tra l'altro, se ricordate, in quel periodo tutti ne parlavano di queste stranissime polmoniti che si sono verificate nella zona, guarda caso, di Brescia e Bergamo. Inizialmente queste polmoniti, che erano polmoniti essudative, quindi le classiche polmoniti da coronavirus, cioè polmoniti che producono liquido, per capirci, in maniera, insomma, senza entrare nei particolari, erano polmoniti che furono, e queste polmoniti furono collegate alla legionella, però mai si trovò, diciamo, la dimostrazione di laboratorio che fosse così. Ma non solo, noi durante questo studio abbiamo parlato anche con molti altri professionisti di molte strutture ospedaliere, anche della Toscana e dell'Emilia Romagna, e tutti ci hanno confermato che da quel periodo in poi, da fine settembre, inizio ottobre, loro hanno avuto un aumento di concentrazioni di polmonite sudative che faceva sospettare qualcosa di strano. Voglio dire un'ultima cosa, però è importante dirlo, perché altrimenti uno si potrebbe chiedere come mai poi alla fine tutto è successo soltanto successivamente, molto nel tempo.
Il virus che noi abbiamo avuto a ottobre non era questo virus, era un virus che era arrivato in Italia e i virus sono degli organismi parassiti, quindi si adattano in qualche modo all'organismo che li riceve. Ora, questo virus all'inizio era sicuramente molto più blando, anche perché proprio come un viaggiatore aveva effettuato un percorso e si trovava in condizioni climatiche diverse. Al nord, quindi molte delle accuse che vengono fatte in realtà alla sanità del nord sono ingiuste, perché al nord questo virus, come tutti i coronavirus, ha trovato l'ambiente ideale, clima e umidità perfetti per scatenarsi. Associando questo ad una situazione di scarsa conoscenza del virus e quindi di un'ospedalizzazione tardiva, ha creato quello che ha creato. Molto bene. Allora, so che ci sono, perché leggevo i dati, ho letto anche il vostro studio, la vostra ricerca, ci sono delle strutture ospedaliere anche delle università. Se non ricordo male, pare che ci sia l'Università di Milano, Napoli e Bari che vi hanno anche richiesto di poter entrare in possesso del vostro studio per poterlo approfondire. Ma in questo stesso studio voi dite che sì, c'è stato circa il 35% della popolazione italiana che dovrebbe essere già risultata infetta? Questo è vero, questo dato? Assolutamente sì. Ma guardi che è un dato che viene confermato dal direttore De Angelis dell'African Post la settimana scorsa. Noi abbiamo individuato nel 50% a inizi marzo già la concentrazione, dicevo, a Brescia dei soggetti positivi. Cioè ogni due soggetti che noi sottoponevamo al kit trovavamo l'anticorpo contro il virus. Adesso i dati sono al 61%, chiaramente l'evoluzione, quindi ci iniziano a dare conferma. Mentre purtroppo, dei medici che invece di stare in laboratorio stavano in televisione continuavano a parlare del 2%. Però noi non avevamo inventato niente, lo vedevamo nel laboratorio. Noi siamo, tra virgolette, topi di laboratorio, stiamo in laboratorio. Questo virus noi l'abbiamo visto immediatamente. Abbiamo capito come si comportava. Noi siamo molto vicini a un'immunità di gregge. Il virus questo virus ha una caratteristica, soffre molto il clima. Questo è un momento molto importante per noi, perché questo virus in questo momento non è che siamo stati noi, sì, è stato importante il lockdown, ma è stato importante soprattutto che il virus in questo momento ha una patogenicità molto molto bassa. E lo vedete dalle terapie intensive, perché l'indice che bisogna guardare non è il numero dei nuovi malati, perché quello non serve a niente, né il numero dei morti. Mi creda, dottore, noi l'abbiamo visto in laboratorio, questo non è capace in nessuna maniera di uccidere una persona sana, quello che abbiamo conosciuto noi. Quindi il numero dei morti è assolutamente fasullo, assolutamente fuori di ogni logica. Allora, questo virus in questo momento è blando, noi dobbiamo approfittarne per che cosa? Però il problema qual è? Che questo virus cambia. Quindi il vaccino in questo momento non servirebbe a niente. Noi dobbiamo trovare il farmaco, come abbiamo fatto nell'HIV. L'HIV, noi l'abbiamo trovato il vaccino, la comunità scientifica, adesso diranno è pazzo, è stato trovato. Il problema è che il virus cambia così rapidamente che il vaccino che va bene oggi non andrà più bene domani. E lo stesso meccanismo ce l'avremo col coronavirus. Noi abbiamo in questo momento quindi un virus non aggressivo e questo dimostra che circa il 35-40% ormai di noi è già stato in contatto col virus ed è già immunizzato. Mi interessa, allora, lei toccava una serie di aspetti che secondo me sono tutti molto importanti. Uno di questi è quello dei vaccini. Ha detto il vaccino oggi non servirebbe perché è un virus con una capacità di mutazione molto veloce e quindi il vaccino, un po' come succede anche con le influenze, diciamocelo chiaramente, qualsiasi banale influenza, il vaccino che serve per l'influenza di un anno potrebbe non essere adatto a proteggere l'individuo per l'anno successivo. Ma ci sono alcune correnti di pensiero che legano anche un'incidenza maggiore del contagio e quindi conseguenze anche negative con il Covid-19 all'essere stati vaccinati magari per l'influenza e altro. Penso che sia una bufala, ma chiedo a lei se questo tipo di dichiarazione corrisponde al vero o meno. La formulo meglio: il soggetto vaccinato per l'influenza o per altri tipi di malattie è un soggetto maggiormente esposto al contagio? Allora, lei ha detto una cosa giustissima, come l'influenza e il vaccino. Il coronavirus, il Covid-19, è un coronavirus e fa parte dei virus, della famiglia dei virus dell'influenza. Lei ha detto una cosa, vede,
che anche da non addetti ai lavori comprende facilmente. Noi il coronavirus, il vaccino che effettuiamo oggi per l'influenza, l'anno prossimo non è più valido. Perché? Perché il virus, più o meno lo stesso, diciamo tecnicamente, cambia. E la stessa cosa fa il Covid. Quindi tutto questo interesse del vaccino è assolutamente folle. Se oggi lo troviamo, noi a ottobre, perché a ottobre torna questo virus, noi avremo un virus diverso. Quindi dobbiamo trovare il farmaco, come abbiamo fatto per l'HIV. Cioè l'HIV, perché oggi un soggetto sieropositivo per HIV, il virus dell'AIDS, responsabile dell'AIDS, oggi ha un'aspettativa di vita come un soggetto normale? Perché abbiamo trovato il farmaco, i farmaci in questo caso, che permettono di vivere. La stessa cosa dobbiamo fare con il Covid, come facciamo per l'influenza. Il banalissimo Tachiflu, Oki, l'antibiotico. Alla fine, nell'influenza, che cosa ci servono? Per sopravvivere a questo virus. Allora, noi abbiamo valutato sul discorso della vaccinazione. Devo dirle che sicuramente non è vero, anche perché dai nostri dati i soggetti vaccinati non hanno presentato una maggiore incidenza di questo virus. Però c'è una cosa che noi abbiamo studiato e la vorremmo continuare a studiare la settimana prossima con l'aiuto delle università, che in parte quelle che ha detto ci stanno anche aiutando. Potrebbe succedere questo, potrebbe essere successo questo. Questa, se fosse dimostrato, sarebbe una cosa importante. Al momento non abbiamo dimostrazioni scientifiche efficaci. Che i soggetti vaccinati abbiano una risposta infiammatoria eccessiva. Cioè, le spiego. Come uccide il Covid? Il Covid uccide, di solito, a livello polmonare, perché produce questo liquido, ma non lo produce lui, è l'organismo che, entrando in contatto con questo virus, reagisce in maniera così violenta, è come se si autocolpisse, e quindi produce questo liquido che porta poi a una forma di soffocamento. Potrebbe essere che nei soggetti influenzati vaccinati da poco, questa risposta immunitaria fosse aumentata, però non è legata alla vaccinazione. Chiaro. Cioè, se anche fossero stati sottoposti a farmaci diversi che comunque portavano a questa reazione, quindi diciamo, se lei mi parla proprio di vaccino, assolutamente no. Allora, dottor Bacco, dopo queste dichiarazioni che ci sta facendo, mi viene da farle naturale una domanda che penso che si facciano anche tutti i nostri ascoltatori. Ma dal momento che voi avete trovato avete fatto questo studio da cui emergono tutta una serie di verità, e per di più a fronte di questo studio c'è anche un kit sierologico per poter immediatamente cercare di valutare se il soggetto sia o meno entrato in contatto con il virus. Penso che questo potrebbe essere uno strumento anche da utilizzare. Oggi ci si aspetta una ondata di rientro selvaggio dal nord verso il sud, un'altra grande ondata come quella che seguì la prima nel mese scorso. E perché la protezione civile, o meglio chi deputato a controllare, ad aiutare il nostro paese in questo determinato momento, non si è interfacciato con voi, prendendo in considerazione la possibilità anche di effettuare questi test sierologici sulla popolazione? Dopo le farò un'altra domanda anche specifica su questi test. Allora, guardi, noi medici da laboratorio, no? Medici da prima linea, abbiamo oggi, ci siamo creati un'idea non estremamente piacevole di quella che poi è la gerarchia medica. È evidente che c'è un conflitto di interessi importante in questo momento in Italia, perché un kit che costa così poco, tra l'altro non prodotto solo da noi, dottor Bacca, la interrompo un attimo. Così poco, ci dica un attimino qual è il costo di questo kit? Ma il kit viene venduto a 10-12 euro, cioè non abbiamo, cioè è veramente incredibile come non si possa negare ad un soggetto un minimo di tranquillità. Tra l'altro, un kit che noi, il meccanismo di questo kit, noi lo utilizziamo da anni proprio per l'HIV. Cioè, non abbiamo inventato niente. Cioè, è un po' di... La cosa più importante nel kit la mettiamo noi, il sangue. Noi mettiamo il sangue, due gocce di reagente, il reagente riconosce l'anticorpo e esce una striscia. Chiaro. È lo stesso meccanismo che da 40 anni si usa per l'HIV. Cioè, è una cosa di una banalità sconcertante. Quindi non abbiamo inventato niente, non abbiamo fatto niente. Costa pochissimo. Probabilmente arrivando poi a livelli superiori potremo portarlo addirittura a 6 euro, 7 euro. È chiaro che oggi, non essendo... Cioè, più... Quindi è sconcertante che si voglia negare
da parte della protezione civile, ma soprattutto da parte di chi gestisce e comanda oggi, si voglia negare anche questa tranquillità. Anche se devo dirle comunque che moltissimi ospedali, moltissime istituzioni in realtà stanno seguendo il loro corso. Noi abbiamo dato i kit alla Regione Campania, li abbiamo dati alla Regione Veneto. La Regione Veneto ha utilizzato inizialmente i nostri kit, ne ha utilizzati quasi 300.000. Quindi voglio dire, alla fine l'evoluzione sarà è lì, perché noi lì dobbiamo andare, perché io in 10 minuti, molto semplicemente, è molto più difficile valutare per i diabetici la glicemia, guardi. È di una banalità sconcertante. Allora, De Bacco, noi sappiamo che con oggi tantissime imprese riapriranno quindi il ciclo produttivo del nostro paese dopo un lockdown che ha veramente messo in ginocchio l'economia, dovrebbe praticamente riaprire pian piano tutta l'economia del paese, perché sappiamo anche essere scaglionata comunque di qui fino al mese prossimo. Ci sono delle aziende che hanno già utilizzato, che stanno già utilizzando il vostro kit? Sì, ma tantissime. Ma mica solo il nostro, cioè voglio dire, ormai oggi, ma viva Dio, sono tante le aziende che, diciamo, il nostro è l'unico che produciamo in Italia, però tantissime lo importano, cinese, cioè di marca cinese, europeo, extraeuropeo, tipo canadese. Cioè voglio dire, viva Dio, lo fanno, ma è una tranquillità. Guardi, ci sono realtà che lo fanno addirittura ogni 2-3 giorni. Perché fortunatamente nessuno l'ha potuto vietare, mentre non lo vogliono riconoscere, però chiaramente chi lavora, chi fa impresa, chi si sporca le mani, sa che cosa significa far lavorare i dipendenti in un minimo di tranquillità, perché se io lo faccio anche ogni settimana, ogni 10 giorni, i costi bassissimi, comunque mi lavorano tutti tranquillamente. Ormai la maggior parte, noi abbiamo ordini per circa 26 milioni di kit. Beh, ecco, quindi questo mi fa pensare, ovvero, e la comunità scientifica non ha riconosciuto ufficialmente la bontà e la validità di questo kit, ma di contro non lo vieta, il che significa che, sì, come una tacita riconoscenza appunto della validità del kit. Sì, cosa sta aspettando, Bacco? La voglio provocare, perché no, io glielo dico, promuove questo kit. Allora, guardi, sono molte le idee. Non mi interessa quello di Meleam, mi interessa dal momento che ci ha detto chiaramente che non è un vostro brevetto, questo l'abbiamo detto prima, non avete inventato nulla ed è importante dirlo. Lo producete voi in Italia come lo producono in Cina, in Giappone, in America o in tantissimi altri paesi? In tutto il mondo. Funziona, perché leggevo che addirittura grossi gruppi industriali, ora non so se siano clienti vostri o di altri, penso al gruppo Amazon, che è uno dei colossi, Ferrari, Ferrari ed altri grossi gruppi, stanno regolarmente già utilizzando questo strumento, perché sappiamo che bisogna garantire al massimo, questo anche perché poi ci sono delle responsabilità civili e penali anche per il datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che dovessero contrarre il contagio all'interno del posto di lavoro. Bene, allora mi chiedo e chiedo a lei, perché non viene riconosciuto strumento valido da poter garantire praticamente a tutti, visto anche il costo esiguo, che costerebbe molto di meno, Bacco, alla collettività rispetto a Rosini o Bacco che dovessero essere ricoverati ad andare in terapia intensiva? Molto, molto. Allora, il problema è questo. Diciamo che noi non riusciamo a capire, lei parlava di comunità scientifica. Chiaramente noi medici di trincea non riconosciamo questa comunità scientifica. Io non posso mai riconoscere, come mio collega il signor Burioni, che dice che gli anticorpi non immunizzano. E mi chiedo perché lo dica, cioè che cosa c'è dietro, perché non posso pensare che un virologo del suo livello non sappia che un coronavirus immunizza. Sicuramente sono tante le cose. Potrebbe essere perché le multinazionali fra 20 giorni lo presentano. E quindi bisogna dare tempo a loro, forse perché ci si guadagna poco, forse perché così ognuno è libero poi alla fine di scegliere, perché lei diceva una cosa importantissima. Oggi se io sono positivo al kit e negativo al tampone, io non posso né infettare né essere infettato. Io sono libero. La settimana scorsa, in un'intervista che mi hanno fatto radiofonica, mi ha chiamato una persona di Codogno. Mi diceva, ma io sono positivo al test, negativo al tampone e sono a casa, non mi fanno uscire. Ho detto, sei agli arresti domiciliari. E sicuramente ci sono forti interessi, fortissimi interessi, forse qualcuno che all'inizio non aveva capito quando si potesse vendere questo kit. Molto bene. Bacco, prima lei parlava anche
dell'importanza del fattore climatico, perché ce lo diceva quando ha rappresentato il perché in Italia il virus abbia fatto più danni che in regioni quali la Lombardia, soprattutto penso zone del Veneto, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, rispetto sì. ad altre regioni come al sud Italia. Quindi il fattore climatico sicuramente incide, ma incide anche perché in quei luoghi che sono stati un pochino l'epicentro di questa epidemia, anzi pandemia, perché poi alla fine è stata dichiarata pandemia, e c'è anche un tasso, un livello di inquinamento atmosferico molto, ma molto alto. Allora, oltre al fattore climatico che ci diceva prima, il fattore ambientale di inquinamento incide e realmente aiuta anche questo virus a viaggiare con maggiori velocità, come dicono? Noi lo chiamiamo, diciamo, in gergo tra di noi, effetto taxi. Allora, i coronavirus hanno il grande limite del clima. Quindi, diciamo, ripeto, accusare così tanto la Lombardia o il Veneto, in realtà il Sud, e io sono un uomo del Sud, e come lei ben sa, è stato fortunatissimo e non avrà mai le situazioni per quanto riguarda i coronavirus che si sono verificate al Nord. Anche ad ottobre-novembre sarà sempre molto più labile. Questo virus, tutti i coronavirus hanno questa capacità di legarsi alle particelle di particolato, di polveri sottili e di allungare la loro striscia, cioè riescono a trasmettersi molto di più a distanza, ma proprio effetto trasporto. Questo è il motivo per cui anche durante le attività sportive, soprattutto in quella zona, noi abbiamo avuto un'incidenza così elevata di positivi rispetto, diciamo, a quelle che potevano essere le attese. Sì, un altro aspetto che lei diceva prima era relativo alle percentuali di morti per il Covid-19. Se non ho capito bene quanto affermava quasi in inizio di chiacchierata fatta con noi di OK Italia Parliamone oggi, lei diceva che i morti per coronavirus sono stati realmente molto meno di quelli che ci hanno raccontato in televisione e sui giornali. Lei è una di quelle persone che sostiene che molti di questi morti che sono stati conteggiati sono non morti per coronavirus, ma morti di altre malattie, magari che sono state soltanto aggravate dall'infezione del Covid? Allora, guardi, questa è la più grande bufala che è stata trasmessa. Cioè, i morti da coronavirus, cioè, si contano veramente, non dico sulle punte di una mano, noi abbiamo un'incidenza superati i 55 anni di meno dell'1%. Ma questo non lo dico io. Io non sostengo nessuna tesi. Io sono un medico che non ha nessuna qualità particolare. Si basa soltanto su quello che vede in laboratorio ed essendo un medico legale su quello che vedo sui soggetti deceduti. Questo virus non è capace di uccidere. Dobbiamo essere chiari. Cos'è che ha portato all'inizio? Ma anche quell'1% si ridurrà molto di più quando torneremo. Questo virus è capace di agire soltanto su soggetti che hanno delle risposte immunitarie basse. Allora, nei soggetti molto anziani, nei soggetti con altre patologie concomitanti, inevitabilmente noi abbiamo una risposta immunitaria bassa. Mi dicono, ma molti sportivi si sono ammalati. Chiediamoci il perché. Chi fa sport, soprattutto chi lo fa in maniera agonistica, subito dopo l'attività sportiva e a volte anche durante, ha un abbassamento, un crollo del sistema immunitario, della risposta immunitaria. Questo è un fatto fisiologico, cioè semplicemente perché c'è uno sforzo, ci sono delle lesioni a livello muscolare che poi col tempo vengono riparate. Il problema qual è? Che noi dobbiamo evitare di far entrare il virus. Se il virus però entra in quella fase, in quella finestra, e uno ha la sfortuna che proprio in quel periodo entra, allora sì, può determinare, una volta entrato, soprattutto se raggiunge a livello polmonare gli alveoli, cioè lo scambio con l'ossigeno, può determinare, diciamo, dei danni. Però anche quegli sportivi ne sono usciti. Noi, la mortalità da coronavirus non supera l'1%, ma è un dato di fatto, cioè un dato di laboratorio. Io non sostengo, io non sono come Burioni o Pagliasco o altri esimi colleghi che ne sparano una dietro l'altra. Io dico soltanto quello che io e tutti gli altri colleghi, milioni nel mondo, come me, vedono in laboratorio. Il fatto del clima, io non mi sono inventato niente. Sai come abbiamo fatto? Noi abbiamo alzato la temperatura della coltura e abbiamo visto che il virus non si muoveva più. Cioè,
Così abbiamo capito che era anche questo sensibile. Non è che abbiamo inventato chissà cosa, ma come lo abbiamo fatto noi? Lo poteva fare chiunque. Allora chiediamoci perché questi virologi hanno portato avanti la tesi, mi dispiace dirlo, anche la dottoressa Capua, ha portato avanti la tesi che non sappiamo cosa succederà. Ma se il laboratorio è sensibile al caldo, perché non dovrebbe esserlo fuori? Bacco, però a più riprese, per la problematica del caldo, se lei si ricorda, all'inizio si iniziò a dire non vi preoccupate perché come arriveranno i primi caldi questo virus tenderà a morire. Subito dopo invece ci hanno detto che questa era una bufala e che il virus resisteva anche alle alte temperature. Cioè, noi non esperti, non medici, questo crea comunque una grande ansia in tutta la popolazione. Forse bisognerebbe anche, la comunità scientifica ha anche, avrebbe, anzi dovrebbe avere un dovere principale, che è quello di dare una comunicazione seria e precisa. Anche la famosa, il famoso balletto di mascherina sì o mascherina no, perché se lei si ricorda in una prima battuta si diceva che la mascherina non serviva a nulla. Io invece oggi vorrei dare un messaggio. Oggi abbiamo, diciamo, riaperto quasi del tutto il paese, ma anche per quello che diceva lei, e vorrei supporto su questo, se non dico fesserie, è importante il distanziamento sociale ed è importante anche avere delle misure di prevenzione, quindi l'utilizzo della mascherina in questo momento penso che sia ancora importante, perché uno dei problemi principali di questo paese è che noi non abbiamo le strutture adeguate per poter accogliere contemporaneamente tanti soggetti laddove si dovessero ammalare. Questo porterebbe un aggravamento della situazione generale, anche perché magari non si potrebbero curare persone affette da altre patologie che hanno bisogno di quei posti letto, di quella terapia intensiva. Il problema penso sia più che altro da un punto di vista importante organizzativo. Quindi è bene evitare che ci sia una corsa al contatto umano senza alcun tipo di protezione, ma che tutti noi si vada in giro, perché bisogna riprendere ad andare in giro, ma garantendo un livello di protezione, di rispetto verso se stesso e soprattutto anche verso gli altri. Questo penso che sia una cosa... Assolutamente sì. Diciamo che mi prendo diciamo, la responsabilità di quello che dico. Tecnicamente oggi la cosa che sarebbe convenuta era proprio di infettarsi. Perché? Perché abbiamo un virus che è molto debole e avrebbe aumentato l'immunità di gregge. Qual è il problema però? Che noi, tra di noi, nelle nostre case, sono persone che hanno patologie e persone che hanno età diverse, persone che hanno patologie che in questo momento neanche lo sanno. Allora, non possiamo seguire questa strada, dobbiamo seguire una strada molto più accorta, molto più garbata, ed è fondamentale oggi, più che addirittura di prima, la mascherina e tutti i sistemi di protezione e soprattutto il distanziamento sociale. Dobbiamo fare in modo che questo virus, man mano, ci avvolga, perché ormai c'è e dovremo fare i conti con questo virus per decenni, però in maniera tale da non andare a danneggiare quelle fasce che comunque sono molto esposte, perché anche con virus debole però abbiamo malati oncologici, malati cardiopatici, cioè sono tutti soggetti che dobbiamo assolutamente tutelare. E voglio dire una cosa per farle capire questa nostra, quella che lei chiama comunità scientifica, che in realtà sono una serie di baroni che la medicina se la sono scordata. Quando noi abbiamo detto a febbraio che sarebbe scomparso con il caldo, l'abbiamo detto, l'ha scritto il Fatto Quotidiano, che ci ha creduto, io ho avuto addirittura delle segnalazioni da parte di colleghi all'Ordine dei Medici. Adesso vi invito a guardarvi intorno. È giusto quello che dice Bacco. Mi hanno appena portato un foglio dalla redazione, perché c'è una richiesta che era arrivata sapendo che avremmo parlato con lei, una domanda di un ascoltatore che dice, parla del problema delle autopsie. All'inizio i primi deceduti per il Covid-19 erano fatti oggetto di autopsia per studiare, per capire bene l'origine. Poi improvvisamente si è bloccata questa pratica perché era stata definita troppo pericolosa da poter eseguire. Dalle autopsie ci possono essere conferme di quello che lei sta dicendo? No, sono sì, perché è stata bloccata. Da quello. Allora, da quello, ma guardi, è stata bloccata in alcune... La verità è che non c'è stato un movimento omogeneo. Noi abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, chi come ricercatore, chi come medico legale, senza nessun blocco particolare. Le faccio ricordare
e le atoppasie si fanno ai soggetti che hanno avuto la meningite, cioè soggetti molto più gravi da un punto di vista, diciamo, della pericolosità. Quindi perché non farlo per il coronavirus? Chiaramente con tutte le protezioni del caso. Quindi le atoppasie sono continuate e si è visto, abbiamo visto io e i miei colleghi medici legali, che perché, che cosa fa questo virus all'interno dell'organismo, se gli si dà spazio. Guardi, le voglio dire la cosa più importante, il secondo fattore più importante che ha determinato un numero di morti così elevato, e che è quello che si è riscontrato proprio nell'autopsia. Una cosa che, per esempio, in Lombardia, i colleghi della Lombardia arrivavano sicuramente di fronte a un virus che non conoscevano. Che cosa si verificava? Che quando andavano ad effettuare l'autopsia, si rendevano conto che c'era un ritardo nell'ospedalizzazione. Cioè, questa è una delle cose più importanti che invece adesso sappiamo. Prima noi arrivavamo in ospedale con un soggetto a cui già mancava l'aria, per capirci. In realtà l'ospedalizzazione va fatta prima, perché nei soggetti che hanno anche altri tipi di patologie, quella è una fase già irreversibile. E questo l'abbiamo visto solo con le autopsie. Cioè, noi se avessimo, e lo faremo, quindi con i colleghi della Lombardia in buona fede, non potevano saperlo, la prossima ondata, anche in terapia intensiva o in ospedale in senso generale, si entrerà prima. Cosa si poteva fare? Ecco, se la grande comunità scientifica che noi abbiamo, invece di pensare alle sciocchezze, avesse pensato a cose serie, sarebbe bastato, e lo faremo, portare uno di quei braccialetti che ci dicono la concentrazione di ossigeno nel sangue. Scesi sotto l'85, anche se ancora non manca l'aria, bisognava andare in ospedale. Avremmo salvato anche decine di migliaia di vite di soggetti che avevano anche patologie concomitanti. Cioè, queste sono le cose che un medico deve fare. Ad ottobre sarà fondamentale, chiunque riprodurrà questi braccialetti, anche lì ci sarà un'attività di natura sociale, ma siamo contenti. Cioè, basterà tenere sotto controllo la concentrazione di ossigeno. Ecco, lei dice una cosa molto giusta, ma mi viene da pensare: i nostri ospedali sono capaci di accogliere tanta gente laddove questo braccialetto dovesse avvisare contemporaneamente tantissime persone che è il momento di andare in ospedale? Perché guardi, lì parliamo, in molti casi non sono stati fatti dei tamponi, gente che sentiva i sintomi ha chiamato, si è lamentata più volte, lo sentiamo, che non sono state accolte le loro richieste di visita, di tampone. Guardi, dottore, qua ci sarebbe da impazzire. Il tampone costa 4 soldi, mi permetta, proprio lo dico alla napoletana, ma perché non lo fanno fare i privati? Cioè, io ho soggetti che abbiamo seguito noi, abbiamo un avvocato napoletano, mio carissimo amico, che è stato intubato con ventilazione profonda per 15 giorni, alla moglie non è stato fatto il tampone, prima di essere analizzato, tornava da Milano, dormendo con la moglie. Ma questo non c'entra, non è colpa degli ospedali, è colpa di una struttura. Io lo dico, noi dobbiamo professionalizzare tutto. Noi abbiamo ancora oggi, nominiamo i direttori degli ospedali, persone che non servono assolutamente a nulla. Cioè, noi dobbiamo avere persone, la sanità è una cosa seria, oggi ce ne siamo resi conto, ma in generale la professionalità è una cosa seria. Il giornalista, lei è un valido giornalista, ci sono tantissimi altri cialtroni che casomai portano il vantaggio ai gruppi di burioni, perché lo dico, cioè, non è il problema di ospedalizzare. Allora, noi, il vero problema degli ospedali sono le terapie intensive. In quel caso, noi, individuando la concentrazione dell'ossigeno, chiaramente parliamo di soggetti che hanno già febbre, perché lo sappiamo, un'altra serie di manifestazioni che sono classiche da coronavirus. A quel punto, legata ad un abbassamento della concentrazione di ossigeno nel sangue, che è una banalità, costa 5 euro quel braccialetto, sono quelli che portano i runner mentre corrono. Allora, noi cosa facciamo? Interveniamo prima. In quel caso, noi abbiamo già, se dopo alla fine mi lascia dire, perché oggi noi abbiamo anche dei farmaci, efficaci comunque, non sono risolutivi, ma sono efficaci. Noi evitiamo poi il passaggio alla terapia intensiva, dove abbiamo il vero problema. Perfetto, perfetto. Cambiamo questi manager, aiutateci anche. Mettiamo persone che sono valide, che dimostrino capacità, concretezza. Io non ho nulla contro Burioni, ma come posso pensare che un virologo mi venga a dire delle sciocchezze? Cioè, Burioni ha negato cose da secondo anno di medicina. Ripeto, noi non abbiamo inventato niente. Lei oggi sa che si sta facendo un sacco di nemici, penso che voglio dire
con queste però credo anche tanti amici, credo anche tanti amici. Però io vorrei lasciarla dando però un messaggio utile ai nostri ascoltatori per quanto riguarda l'attenzione, la prevenzione che bisogna porre in essere in questo delicato momento. Ecco, vorrei appunto che lei potesse dare ai nostri ascoltatori un messaggio circa regole fondamentali e basilari da adottare in questo periodo di emergenza, anche in virtù di quello che sarà subito dopo la pausa estiva, in cui, da quello che ci diceva prima, dovremo attenderci il ritorno di questo virus, o comunque, forse diciamo meglio, di un virus già modificato. Sì, noi in realtà abbiamo, cioè il virus già si sta modificando, lo stiamo già vedendo. La domanda che dobbiamo farci oggi è: come tornerà ottobre? Sarà un virus più aggressivo perché ha dovuto superare una fase difficile che è quella del caldo e quindi ha dovuto sviluppare dei meccanismi, diciamo, di aggressione più forte, oppure sarà un virus come l'abbiamo visto oggi? La nostra vita è cambiata, almeno qualche anno è cambiata. Dobbiamo avere molta più attenzione all'igiene, anche i contatti personali debbono essere in qualche modo trattati in maniera diversa. Utilizziamo, perché sono utilissime, le mascherine, i guanti e tutti i sistemi di protezione. Sicuramente laviamoci spesso le mani, perché noi a volte non ci rendiamo conto con le mani quante volte ci tocchiamo il viso. Considerate che questo virus si trasmette per via aerea, quindi basta che ci tocchiamo naso, bocca, orecchie, perché le orecchie sono in contatto, e lo inseriamo all'interno. Quindi grande capacità da parte di tutti, non solo da parte nostra, di affrontare questi cambiamenti di vita giornaliera, che però alla fine forse hanno anche tanti altri aspetti positivi, ci hanno legato un po' di più. Io vedo anche molte aziende dove si sono creati dei rapporti fortissimi di voglia, insomma, di risorgere e di ripartire. Volevo dire soltanto una cosa per questo. Al momento, oggi, anche per assicurare, oggi finalmente sappiamo che l'ospedalizzazione va fatta prima, ma abbiamo anche dei farmaci che sicuramente da qui a qualche settimana diventeranno di dominio pubblico. Uno studio americano, ma tanti altri studi italiani e in parte anche il nostro, ha dimostrato che l'idrossiclorochina, questo farmaco antimalarico, funge da profilassi, non vi spiego come, però insomma ve lo dico. Quindi probabilmente a ottobre l'idrossiclorochina la utilizzeremo addirittura come meccanismo di profilassi casalinga, perché va in pratica ad impedire che il virus possa legarsi ai suoi recettori. Abbiamo gli antinfiammatori del grandissimo professor Ascerto del comune del Cotugno di Napoli, che è veramente è stato geniale come soppressore, e soprattutto abbiamo la terapia, e da lì verrà la vera terapia, dall'introduzione del plasma dei soggetti guariti, che utilizzerà gli anticorpi che individua il kit. Cosa che già si sta usando in molti ospedali, la stanno facendo con successo. Sì, Pavia, e hanno ieri sera il primario dell'ospedale di Pavia ha dichiarato che negli ultimi 7 giorni hanno morti 0 da quando utilizzano questa cosa. Dobbiamo essere bravi, capaci e tutti molto speranzosi. Io sono comunque molto fiducioso. Grazie a Pasquale Bacco per il chiarimento. Torneremo a occuparci di lei, perché saremo veramente curiosi di sapere se le profezie, mi permetta questo termine che lei ha dato, circa il proliferare di questi kit da parte di grandi case farmaceutiche realmente poi corrisponderanno al vero, e forse ci daremo da soli delle grandi e importanti risposte. Grazie a Bacco. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie.